Amici di Onda Libera, a San Costanzo si è tenuto il primo di una serie di incontri organizzati dal Laboratorio di Memoria in collaborazione con il Comune e la Proloco di San Costanzo. Ma di cosa si occupa il Laboratorio di Memoria Archivio Multimediale delle Voci? Ma il laboratorio è un progetto che ormai è una decina d'anni, la sua intenzione è quello di raccogliere testimonianze, storie di vita di tutta una serie di persone, avanti con gli anni naturalmente, perché hanno più cose da raccontare e da lasciare. E noi vorremmo andare avanti ancora con questa raccolta che è cominciata all'Università di Bologna e adesso invece abbiamo depositato qui nei locali che ci ha dato il Comune di San Costanzo. E vorremmo andare avanti in questa raccolta. Abbiamo per il momento 120 storie di vita di San Costanzesi e poi abbiamo delle Marche, ma abbiamo anche dell'Emilia Romagna, un numero considerevole, del Veneto. Praticamente abbiamo delle storie di vita di tutte le regioni italiane. Cosa vogliamo fare adesso noi qui a San Costanzo? Qui a San Costanzo noi vorremmo incrementare ancora di più questa raccolta di storie di vita san costanzesi. Per trasformare San Costanzo in un archivio delle testimonianze orali, un archivio della vita comunitaria di San Costanzo, un archivio di memorie di san costanzesi. E per farlo naturalmente ci siamo dati delle scadenze, ogni anno vorremmo raccogliere almeno una ventina di testimonianze, cioè di storie di vita, io uso sempre questi due termini mettendoli insieme per far capire meglio, una ventina di testimonianze da aggiungere a quelle che ci sono già. Allora noi diciamo, se nel giro di 10 anni raccogliamo altri 200 interviste, noi praticamente avremmo fatto un grosso deposito della storia della comunità, cioè queste testimonianze rappresentano il fulcro identitario della memoria dei san costanzesi, la memoria collettiva di un paese. Ma non soltanto questo, insieme alle altre raccolte di storie che abbiamo, noi ci proponiamo come il primo paese che vuole depositare in un database la storia del paese. Il prossimo incontro invece sarà il 30 novembre, giusto? Il prossimo incontro di questi incontri a Palazzo Cassi girano tutti, ruotano tutti attorno alla memoria. C'è una memoria come stasera che è parallela oppure commista al discorso storico. Poi c'è una memoria che risiede anche negli oggetti d'uso, no? Gli oggetti d'uso nella prossima intervista ad esempio saranno le ceramiche nel senso di piatti di portata eccetera eccetera, che hanno una loro dignità artistica, ma che hanno proprio una funzione all'interno della vita quotidiana della gente. Poi ce ne sarà un'altra il 15 dicembre con Roberto Piccioli, che parlerà di un lavoro interessantissimo che lui ha fatto nel giro di questi 20-30 anni, raccogliendo praticamente dai registri parrocchiali, delle nascite, dei morti, eccetera, eccetera, tutte le discendenze, tutte le genealogie dei cognomi sancostanzesi più ricorrenti fra San Costanzo e Mondolfo. Ma facendo questo lavoro praticamente poi è venuto fuori anche la famiglia che proviene da San Giorgio, la famiglia che proviene da Fano, la famiglia che proviene da un'altra parte d'Italia. Ecco, è un grosso database di genealogia, la memoria attraverso le discendenze delle famiglie. Allora invitiamo tutti a venire qua a Palazzo Cassi per i prossimi incontri. Poi gli altri incontri naturalmente li diremo man mano che li facciamo.